Oggi parleremo della prima delle due guerre gotiche. Sulle guerre gotiche sono stati scritti molti libri, sono state elaborate te molte teorie, versati dei veri e propri fiumi e mari d'inchiostro. In realtà le guerre gotiche sono rimaste nell'immaginario collettivo anche perché sono state il vero e proprio punto d'inizio del Medioevo. La, la condizione di povertà e di miseria in cui precipitò la penisola italiana dopo vent'anni di guerra segnò in un certo senso l'inizio del Medioevo. Possiamo partire nel nostro racconto dall'isola Martana, questa piccola isola sul lago di Bolsena, in cui il re Teodato fece rinchiudere la moglie a Malassunta la prigioniera per alcune settimane fino all'inizio della primavera dell'anno 535 in cui la fece assassinare questo omicidio provocò la reazione dell'imperatore giustiniano che interpretò come casus belli pretesto per fare la guerra il fatto che il re degli ostrogoti non aveva chiesto Alcun permesso all'autorità di Bisanzio per poter procedere in questo senso e aveva tradito la fiducia dell'imperatore, il quale aveva assegnato il governo della penisola italiana nel lontano anno 489 con Zenone l'Isaurico al grande re Teodorico. L'attacco bizantino avvenne lungo due eh, direttrici. La prima eh, costeggiò eh, la costa dalmata fino alla ricca città di Salona in Dalmazia, che fu temporaneamente occupata dal generale Mundo. Il generale Mundo era uno dei due generali che avevano represso nel sangue la rivolta della Nica e aveva come curiosità biografica il fatto di essere il nipote di Attila. La permanenza di Mudo a Salona durò però relativamente poco perché dopo pochi mesi fu ucciso da un contrattacco ostrogoto guidato da quello che sarebbe diventato il re Vitige. In questo schema ho raccolto le varie fasi della prima guerra gotica. Il secondo percorso di attacco delle truppe imperiali fu partendo dal sud, della, dal meridione della penisola. Il generale Belisario sbarcò a Palermo portando con sé il titolo di Strategos Autocrator, che vuol dire di fatto comandante in capo e conquistò rapidamente sia le città della costa orientale della Sicilia che eh, il capoluogo siciliano Palermo, approfittando del fatto che eh, gli alberi delle sue navi risultavano più alti delle mura di Palermo e quindi i suoi arcieri dall'alto dall di questi pennoni potevano bersagliare i difensori ostrogoti dopo aver completato la conquista della sicilia belisario passò rapidamente a invadere il sud dell'italia attraversando lo stretto e sbarcando appunto a reggio calabria con la fine del 535 belisario terminò il suo incarico di console e divenne appunto eh, il generale capo per la riconquista di tutto il territorio italiano. Sempre in questa seconda eh, diapositiva geografica possiamo vedere il percorso di Belisario nelle sue varie tappe che lo portano appunto ad attraversare lo stretto di Messina e poi a risalire la penisola italiana verso Napoli. Il re Teodato rimase assolutamente senza muovere nemmeno un dito, nonostante le notizie che gli pervenivano. Dalla, dalla Sicilia e dalla Calabria e questa sua totale mancanza di iniziativa provocò eh, il, eh, il malcontento dei nobili ostrogoti, tenendo presente che un re ostrogoto non doveva essere soltanto un amministratore, ma anche un capace guerriero in grado di condurre il proprio esercito di popolo in battaglia. In questo frangente Teodato mostrò tutta la propria totale inadeguatezza. In più il comandante in capo della, della guarnigione di Reggio Calabria, che si chiamava Ebrimo, eh, si arrese a Belisario senza colpo ferire e fu premiato con un ricco appannaggio e un ricovero a Costantinopoli. In cui poté godersi gli agi della città imperiale eh, fuggendo dalle, dalla battaglia e dai problemi e dai rischi della guerra. La città di Napoli, durante l'avanzata di Belisario, costituiva una piazza forte molto munita, era difesa da mura ben organizzate che racchiudevano una città ricca e commercialmente molto eh, sofisticata. In più all'interno della comunità di Napoli erano presenti delle forti comunità sia eh, di tipo greco che di tipo ebraico. Soprattutto la comunità ebraica si schierò apertamente con i difensori ostrogoti. Memore anche di quello che succedeva in Oriente ai correligionari che, sia ad Alessandria d'Egitto che a Antiochia e a Costantinopoli, venivano spesso eh, presi eh, in, di mira dalle, dalle angherie e dalle persecuzioni dei cattolici. Come abbiamo detto, la situazione etnografica all'interno della penisola italiana. Dopo la conquista ostrogota era alquanto rigidamente divisa. Gli ostrogoti non erano più di 200.000 su tutto il territorio italiano, contro una popolazione latina che doveva ascendere all'incirca tra, tra i 4 e i 5 milioni di individui. In più, agli ostrogoti era stato imposto di non mescolarsi minimamente con la popolazione latina. Questa, eh, questo isolamento razziale, si può dire, contemplava il fatto che ai latini fosse stato proibito di portare le armi e che la guerra fosse un compito esclusivo degli ostrogoti. In più, e questo era il dato di fatto più importante, gli ostrogoti continuavano a rimanere di religione ariana, di, seguivano quindi l'eresia ariana, e non si poteva certo pensare che la stragrande maggioranza dei latini si convertisse all'arianesimo e tantomeno il Papa di Roma. Questa separazione religiosa tra i goti e i latini fu di fatto la vera componente che portò sia al contrasto della guerra che all'impossibilità di amalgamare i due popoli e quindi creare un qualche cosa di nuovo e che fosse sinergico alle due popolazioni. Una situazione completamente differente era quella che era, eh, si era verificata nelle Gallie, nell'odierna Francia, in cui nel 496 il re Clodoveo aveva avuto l'intuizione di passare direttamente dal paganesimo alla religione cristiano-cattolica, facendosi battezzare la notte di Natale del 496 dal vescovo Remigio nella cattedrale di Reims. Questo battesimo di Clodoveo e questa conversione di massa della popolazione dei franchi, che ricordiamolo era un'etnia germanica al cattolicesimo, diede il via a una fusione armonica tra la componente gallo-romana del territorio dell'odierna dell Francia e le popolazioni barbariche dei franchi e diede proprio il via alla nascita di quella che diventerà la più popolosa e politicamente importante di tutte le nazioni europee. A Napoli per l'esercito di Belisario le cose andarono abbastanza male per alcune settimane perché questo sostegno che la popolazione napoletana diede alle truppe di occupazione ostrogote si rivelò molto molto più difficile da eh, superare. Vi fu alla fine un vero e proprio colpo di fortuna, perché un soldato dell'armata di eh, Belisario, un soldato isaurico, quindi che proveniva dalla regione dell'Isauria in Asia eh, minore, scoprì casualmente camminando all'interno di un acquedotto prosciugato che aveva portato l'acqua a Napoli, l'esistenza di un passaggio relativamente stretto che i soldati di Belisario riuscirono accortamente ad allargare. Attraverso questo passaggio il generale, con un forte manipolo di uomini, riuscì a penetrare all'interno delle mura di Napoli e ad espugnare la città. Penetrato all'interno di Napoli con il suo esercito, Belisario trattò con relativa umanità i prigionieri e i circa 800 soldati goti che presidiavano la città furono liberati e gli fu permesso di raggiungere i loro commilitoni verso il settentrione della penisola. I napoletani che non erano d'accordo con l'avere appoggiato gli Ostrogoti, invece provvidero a cercare per le strade di Napoli coloro che si erano schierati con i Goti e a fare giustizia sommaria. Alcuni di questi Napoletani che avevano collaborato con i Goti furono addirittura smembrati per la strada e trattati con estrema durezza. Si, trattavo, si trattò comunque di episodi marginali e relativamente rari all'interno del contesto dell'occupazione. Oltretutto Belisario aveva dato ordine alle sue truppe di non procedere minimamente a saccheggi e a episodi di rapina al fine di non far rimpiangere l'occupazione dei Goti che si era sempre mostrata. Caritatevole e per nulla violenta nei confronti della popolazione italiana. Il principale esponente di questa fazione eh, di eh, personaggi della corte prima di Teodorico e degli altri sovrani Ostrogoti, poi che aveva deciso di collaborare con, eh, con gli Ostrogoti era il senatore Cassiodoro. Cassiodoro rimase fedele alla famiglia reale anche dopo la morte di Teodorico, servendo con fedeltà sia Malassunta che eh, il figlio Atalarico e poi Teodato. L'inizio della guerra tra bizantini e ostrogoti provocò in Cassiodoro un ripensamento su quello che eh, intendeva fare. E il colto e saggio Cassiodoro decise di abbandonare la corte di Ravenna per rifugiarsi in Calabria e fondare il monastero di Squillace. Davanti alla conduzione disastrosa della guerra con i Romani d'Oriente del re Vitige, i nobili ostrogoti decisero di eh, ribellarsi. Per prima cosa elessero re un generale eh, maturo ed esperto che si chiamava Vitige, il quale non era però un nobile e non apparteneva alla famiglia reale degli Amali. Eh, Vitige diede ordine a un suo uomo di fiducia di recarsi a Roma e intercettò questo ufficiale il re eh, Teodato che aveva abbandonato la capitale per rifugiarsi. A Ravenna. Teodato fu ucciso quasi immediatamente dagli uomini che eh, Vitige gli aveva eh, sguinzagliato contro. A questo punto Vitige eh, decise di lasciare una guarnigione a Roma e di rifugiarsi anche lui a Ravenna per riorganizzare le proprie forze. Pertanto All'inizio di dicembre dell'anno 536, Vitige, con il grosso dei suoi uomini, lasciò Roma e si diresse a Ravenna. Vitige, nonostante fosse un generale valoroso che aveva liberato Salona dal generale bizantino Mundo, non era un nobile. Era arrivato in Italia probabilmente da ragazzo, al seguito del re Teodorico, e doveva avere all'incirca una cinquantina d'anni d'età. Decise comunque di sposare la principessa Matasunta, che era l'ultima figlia superstite della regina Malasunta, e quindi nipote di Teodorico, perché l'imparentarsi con la famiglia reale degli Amali avrebbe dato molto più prestigio alla sua carica regale. Purtroppo per lui Matasunta era una ragazza di soli 18 anni e non aveva certo un gran desiderio di sposare un anziano generale molto diverso da lei, oltretutto come educazione, perché Matasunta era stata allevata nelle più eh, classiche norme. Della cultura classica e del eh, modo educativo del latino, e quindi in cuor suo tendeva a disprezzare la rozzezza del suo popolo barbarico. Al tempo stesso, il re Vitige inviò degli ambasciatori presso il popolo dei Franchi oltre le Alpi e offrì una forte. Somma di denaro ai Franchi perché scendessero in guerra contro i Bizantini insieme a lui, oltre a cedergli tutte le terre della Provenza che Teodorico aveva conquistato nei decenni precedenti, lottando contro i Franchi. I re Franchi promisero inizialmente di prendere parte a questa alleanza, ma venivano pagati anche loro sotto banco dai bizantini perché non entrassero in guerra. In più i franchi erano ormai cattolici come i romani d'Oriente e non potevano fare la guerra contro un popolo del loro stesso credo religioso, in difesa oltretutto degli ostrogoti che erano ariani. Questo comportamento rinunciatario nel difendere Roma da Melisario messo in atto da Vitige ha suscitato molte perplessità nelle analisi degli storici. Per un grande studioso di antichità come il Biuri il comportamento di Vitige appariva quasi inspiegabile. Tuttavia l'età matura e la prudenza sostanziale che il nuovo re dei Goti dimostrò nelle sue azioni, erano assolutamente in accordo con il suo carattere e con i comportamenti precedenti. Veniva in un certo senso da rifarsi a una frase famosa riportata in un saggio dello storico inglese Thomas Hodgkin, che porta il titolo dell'Italia e i suoi invasori. In questo saggio monumentale dell'età vittoriana, Hodgkin racconta come Vitige rivestisse i caratteri di colui che era stato scelto per la rispettabilità piuttosto che la propria intelligenza e la propria genialità nel condurre la guerra. Dobbiamo infatti osservare come l'esercito ostrogoto fosse essenzialmente una forza combattente di natura popolare, in cui i soldati erano degli uomini in grado di portare le armi e che venivano richiamati in alcuni centri di raccolta per essere poi addestrati ed equipaggiati. La cosa richiedeva tempo e una base protetta e sicura come la città di Ravenna era l'ideale per procedere alla costruzione di un'armata di liberazione dall'invasore romano. Il richiamare per il servizio militare degli uomini adulti voleva dire sottrarli al lavoro nelle campagne, un'attività che gli ostrogoti avevano iniziato da tempo a praticare, insediandosi spesso nell'ambito delle antiche ville romane le quali erano ormai in uno stato di abbandono e costruendo in quel contesto dei villaggi fortificati come quello del Monte Barro sopra l'Ecco che ho riprodotto in questa immagine, in cui potevano, in questi contesti protetti, potevano governare con sicurezza il territorio e dirigere le maestranze latine. I servi degli ostrogoti che lavoravano i campi soprattutto della pianura padana non potevano ovviamente portare le armi, erano latini e di religione cattolica. L'aver eh, ridotto necessariamente per accorrere tra le fila dell'esercito di Vitige il controllo nei campi potrebbe aver segnato per i Goti l'inizio della grande carestia che attraversò tutta la penisola italiana durante il perdurare delle due guerre gotiche per circa vent'anni. Il combattere, come nel caso degli ostrogoti, una guerra di sopravvivenza, aveva il suo prezzo e questo era necessariamente un prezzo molto alto. Di queste difficoltà il re Vitige deve essersene reso conto fin da subito. Il suo matrimonio con la principessa Matasunta e il tentativo diplomatico di accreditarsi come un nuovo re e legittimo per giunta presso la corte di Bisanzio facevano parte dell'accortezza del maturo sovrano, il quale non aveva dimenticato le raccomandazioni date da Teodorico nel suo testamento e il suo consiglio di avere sempre rispetto per l'imperatore di Bisanzio. Alla notizia dell'avvicinarsi dell'esercito di, di Belisario lungo la via latina, i 4.000 ostrogoti che Vitigi aveva lasciato a Roma preferirono allontanarsi per non dover sostenere un combattimento con Belisario e il suo esercito di mercenari che giudicavano del tutto impari. Soltanto il comandante della guarnigione di Roma. Leuderis rimase al suo posto, tanto che poté assistere alla sfilata delle truppe bizantine che entravano a Roma senza colpo ferire dalla porta asinaria, mentre allo stesso tempo i suoi ostrogoti se ne uscivano indisturbati dalla parte opposta attraverso la porta Flaminia. Il generale, il comandante Leuderis, venne fatto prigioniero da Belisario e rimase in questo modo fedele all'incarico che aveva ricevuto dal suo re Vitige. I romani accorsero con circospezione i loro nuovi e presunti liberatori per lo più di lingua greca. Era il giorno 9 oppure forse il 10 dicembre dell'anno 536 e la città di Roma tornava sotto il controllo imperiale dopo circa 60 anni di dominazione barbarica. Il timore di molti cittadini romani davanti all'arrivo di Belisario era del resto abbastanza giustificato. Gli Ostrogoti avevano esercitato il loro potere sulla città di Roma con moderazione e non vi erano state persecuzioni o discriminazioni per motivi religiosi per molti anni. La città, pur avendo subito un considerevole calo demografico, era ancora relativamente intatta e doveva contare qualcosa come 200.000 abitanti. Lo stesso Teodorico aveva elargito somme di denaro considerevoli pochi anni prima per restaurare gli edifici pubblici di Roma più importanti. Molti dei militari presenti tra i nuovi occupanti appartenenti all'esercito di Belisario erano poi uomini di lingua greca, che comprendevano poco il latino e chiamavano i cittadini romani con il termine vagamente disprezzativo di italici. Belisario trovò a Roma un papa di nome Silverio. Questo papa aveva chiesto al Senato romano di non opporsi all'arrivo dei Bizantini e del loro esercito mercenario composito e eh, che parlava molte lingue. Pertanto si può dire che il generale trovò a Roma un papa a lui favorevole. Silverio era originario del territorio del Frosinate ed era un uomo di origini modeste il quale aveva però il difetto di essere un fautore acceso del cattolicesimo e un nemico dichiarato dell'eresia monofisita. Dal momento che il monofisismo era l'eresia praticata dall'imperatrice Teodora, questa cosa avrebbe comportato per il Papa Silverio un futuro carico di conseguenze negative. Fatto eccezionale nella storia della Chiesa, Papa Silverio era figlio a sua volta di un altro Papa, il defunto pontefice Osmida, che era stato eletto Papa da vedovo quando aveva già avuto il figlio Silverio. Questo Papa era morto nell'anno 523 quando era ancora Re Teodorico. All'entrata dell'esercito imperiale di Belisario in Roma, seguirono circa tre mesi di calma relativa, in cui il generale provvide a far riparare le lunghe mura di Aureliano e di Onorio, un'opera difensiva imponente che circondava la capitale dell'impero e che aveva il grande difetto di essere troppo estesa per poter essere presidiata con sicurezza dai soli 5.000 uomini di cui disponeva il generale Belisario. Leggiamo quello che scrive Procopio nelle sue guerre di questa riconquista di Roma da parte di Belisario. Belisario inviò all'imperatorio Giustiniano sia l'Euderis, il comandante dei Goti, che le chiavi della città di Roma. Dopodiché si prese cura personalmente delle mura di cinta, le quali erano in rovina in numerosi punti. Fece ricostruire le torri nelle loro strutture angolari, aggiungendo un muraglione difensivo sul lato sinistro delle stesse, per proteggere i soldati che avrebbero dovuto combattere dalla cima delle torri contro eventuali assalitori e che sarebbero stati al riparo dalle frecce scagliate contro di loro da sinistra fece inoltre scavare intorno alle mura un profondo fossato che venne a costituire un'importante opera di difesa ecco anche in questo caso Belisario rivela quello che è il suo talento maggiore da un punto di vista militare la difesa e l'accortezza cortezza nel sistemare, nel disporre le proprie forze contro il nemico che aveva già dimostrato nel corso della famosa battaglia di Dara contro i Persiani. Il comandante in capo, cioè Belisario, prese alloggio sull'altura del Pincio, nell'antica e cosiddetta Domus Pinciana, la quale gli permetteva di tenere sotto controllo visivo Buona parte delle mura e che era un luogo molto più funzionale da un punto di vista strategico dei palazzi imperiali sul colle palatino. Belisario era consapevole che non avrebbe potuto aspettarsi per il momento degli aiuti sostanziali da Costantinopoli. Il suo commilitone Mundo era nel frattempo morto con il figlio Maurizio in Dalmazia durante una controffensiva degli ostrogoti che avevano ripreso per qualche tempo la città di Salona. Si trattò di una conquista tuttavia effimera e che durò pochi mesi per i Goti, perché la città e l'intera Dalmazia furono poi riconquistate dal generale bizantino Costanziano, un personaggio importante che ritroveremo nel corso delle guerre gotiche. Nella preparazione dell'assedio di Roma che avrebbe poi dovuto sostenere, Belisario rivelò ancora una volta delle grandi capacità organizzative e una lungimiranza molto acuta nei giudizi. Inviò due dei suoi migliori ufficiali Bessa, che era un Goto, che discendeva da una famiglia che non aveva seguito Teodorico nella conquista dell'Italia nel 489 e Costantino ad occupare Narni, Spoleto e Perugia, al fine di poter disporre di una cintura difensiva verso Settentrione che potesse difenderlo dalle incursioni improvvise dei nemici. I due ufficiali eseguirono gli ordini di Belisario. E lasciarono dei presidi nelle cittadine che occuparono, le quali furono inoltre molto ben fortificate. E tornarono quindi a Roma. Il re degli Ostrogoti, Vitige, intendeva dare battaglia a Belisario ed era sicuro di vincere facilmente. Era stato infatti informato di come il generale romano non disponesse di più di 5.000 uomini. Mentre gli Ostrogoti ai suoi ordini erano circa 15.000. Si trattava di un numero considerevole, ma anche questo grande numero non era in grado di riuscire a cingere completamente d'assedio le mura di Aureliano. Come abbiamo detto, l'esercito ostrogoto era formato da uomini abili alle armi di età adulta che erano stati richiamati a Ravenna nelle settimane precedenti, uomini bene armati e discretamente equipaggiati. Potevano contare sull'antica tradizione guerriera germanica che li animava e li inorgogniva, ma non avevano un addestramento professionale e l'assoluta mancanza di scrupoli che caratterizzavano invece l'armata mercenaria. Bizantina comandata da Belisario. L'esercito romano bizantino era infatti un esercito di mestiere in cui si veniva arruolati per la prestanza fisica e l'abilità di combattimento. Una schiera composita tenuta insieme da una forte disciplina e dalle paghe, come si trattava in qualsiasi altra legione straniera. Chi difendeva le mura di Roma non aveva lasciato delle case e delle campagne con le loro famiglie, i figli magari ancora piccoli e dei terreni coltivati con il sacrificio e la fatica. L'arma tipica del soldato Ostrogoto era la cavalleria armata dalla lancia e dalla spada, mentre gli arcieri goti combattevano poi a piedi. Questa tattica rendeva particolarmente esposti i goti, alle frecce dei cavalieri Unni, i quali erano capaci di colpirli da lontano e fuori dalla portata di un'eventuale ritorsione. Il contingente degli Unni era quello forse più apprezzato da Belisario tra quanti rivestivano un ruolo nelle sue schiere. A poca distanza da Roma, l'esercito di Vitige incontrò il Ponte Milvio che attraversava il corso del Tevere. Si era alla fine del febbraio dell'anno 537 e il ponte veniva chiamato anche Ponte Mollo, perché le piene del Tevere erano solite sommergerlo per primo tra tutti i ponti di Roma. Si trattava di un passaggio obbligato per chiunque volesse arrivare a Roma dal settentrione e Belisario lo aveva poi accortamente fortificato. Facendo innalzare una torre di guardia che impediva a chiunque l'attraversamento grazie a un presidio militare. Il generale sperava che il ritardo che i Goti avrebbero dovuto accumulare per attraversare il fiume avrebbe giocato poi a suo favore e avrebbe permesso a eventuali rinforzi che stavano magari pervenendo da Bisanzio di giungere per tempo nella capitale. Tuttavia non fu così e anzi i soldati di guardia alla torre di Ponte Emilvio, quasi tutti di etnia barbarica, alla vista del grande esercito Ostrogoto si ammutinarono, disertavano in massa e abbandonarono le difese approntate, dirigendosi poi in fuga verso la Campania. Il generale Belisario combatteva di solito in prima linea e cavalcava un cavallo dalla testa bianca. Fu questo particolare, segnalato da alcuni disertori, a metterlo in una condizione di forte pericolo. I nemici cominciarono infatti a lanciare molte frecce contro di lui e la sua guardia del corpo personale, che era formata da lancieri corazzati alla maniera persiana, i cosiddetti catafratti, che si disponevano sempre come un muro d'acciaio intorno al loro comandante. Questo particolare dell'armatura dei cavalieri bizantini era una vera e propria arma segreta che i romani avevano appreso dai persiani. Il cavallo era dotato anch'esso di una protezione di cuoio e di maglia metallica e risultava di fatto quasi invulnerabile alle frecce di un normale arco europeo, mentre i cavalieri potevano colpire i nemici sia con la lancia, che con l'arco, scoccando le frecce con l'arco mongolico da lontano. Il re vitige fece demolire le arcate degli acquedotti, inondando di acqua la campagna romana e costringendo così le terme a smettere di funzionare. Si trattava di un gesto stupido e privo di qualsiasi significato strategico, perché Roma era attraversata dal fiume Tevere e non aveva alcun bisogno dell'acqua del di quelle costruzioni che erano le terme per dissettarsi. Semmai il problema principale arrivò ai Romani dal blocco del funzionamento dei mulini cittadini. A questo inconveniente Belisario supplì, riuscendo in modo ingegnoso a far costruire dei mulini mobili montati su alcune barche ancorate sotto le arcate dei ponti che sfruttavano la corrente del fiume per macinare il grano. Il re degli ostrogoti fece costruire sette accampamenti fortificati che circondavano solo parzialmente il periplo delle mura romane. In ognuno di essi insediò un comandante come capo o dux della guarnigione, scegliendolo tra i migliori guerrieri che avesse a disposizione. Si trattava di un accorgimento strategico alquanto disinvolto, ma inefficace perché, non potendo stendere un cordone d'assedio completo, buona parte delle mura aureliane rimanevano senza sorveglianza, permettendo agli assediati di cercare aiuto e viveri all'esterno. Belisario, come abbiamo visto, era inoltre un maestro nell'approntare delle opere difensive. Le porte della città di Roma non vennero soltanto chiuse, ma murate al loro interno, di modo da rendere impossibile la loro apertura senza un lungo lavoro. Anche i varchi sugli acquedotti furono chiusi, eh, impedendo così ogni possibilità di accesso da quelle eh, zone. Purtroppo i bagni pubblici delle meravigliose terme di Roma cessarono di funzionare per sempre, mentre per le fognature non fu necessario prendere alcun provvedimento perché sfociavano tutte nel Tevere. All'interno della cinta muraria. I sudditi italiani di Vitige, secondo il re dei Goti, erano accusati di avere tradito la benevolenza e il rispetto con cui erano stati trattati dagli Ostrogoti. In realtà anche questi si adoperavano in alcune false affermazioni. La struttura sociale dell'Italia ostrogota era stata rigidamente di tipo classista. Ai Latini era stato impedito di portare le armi anche per la difesa personale, rendendoli in questo modo un facile oggetto di eventuali prepotenze da parte dei conquistatori. Per di più, gli ostrogoti continuavano a professarsi come seguaci dell'eresia ariana e questo argomento religioso avrebbe impedito ogni possibilità di fusione e di integrazione etnica, rendendo di fatto impossibili i matrimoni misti. Isolati e anche autoreclusi all'interno di una comunità latina molto più numerosa della loro, che era per giunta di religione cattolica, gli ostrogoti si erano di fatto condannati a un progressivo indebolimento come era avvenuto con i Vandali in Africa. La lungimiranza di Teodorico aveva permesso a suo tempo ad alcuni intellettuali romani, come Boezio e Cassiodoro, di diventare dei sostenitori del regno romano-germanico. Ma si trattava di casi numericamente modesti e questo supposto tradimento dei latini avrebbe consentito a Vitige e ai suoi successori di vendicarsi con spietatezza ai danni della classe senatoria italica. La religione, in fondo, era il vero motivo che aveva scatenato il conflitto, perché l'ostinazione a vivere la loro fede ariana rendeva gli ostrogoti non assimilabili da parte della popolazione latina e la relativa neutralità del Papa, che sotto Teodorico aveva goduto di rispetto e di indipendenza, terminò con la presenza fisica, dopo tanto tempo, di un esercito romano tra le mura della capitale. A questo punto si può comprendere con facilità il risentimento che pervedeva gli ostrogoti nei confronti dei loro ormai ex sudditi. Erano trascorsi circa 18 giorni dall'inizio dell'assedio di Roma, quando al principio del marzo del 537, i Goti tentarono un primo assalto di massa e ben articolato lungo le mura. Vitige aveva fatto preparare a questo proposito delle torri d'assedio, degli arieti e molteplici scale per arrampicarsi sugli spalchi. Vitige aveva però commesso un errore madonnale. Le macchine d'assedio erano trainate da buoi senza alcuna protezione nei confronti delle frecce, un'ingenuità per la quale gli ostrogoti dovettero pagare un prezzo elevato. Procopio di Cesarea, che doveva essere presente quel giorno sulle mura di Roma, descrisse l'ilarità che prese Belisario alla vista di una tale assurdità. Quando i soldati nemici furono vicini al fossato che Belisario aveva fatto scavare sotto le mura di Aureliano, il generale scagliò la prima freccia che uccise un soldato nemico e subito dopo una seconda con lo stesso esito. Sottoposti a una pioggia di dardi che uccisero i buoi addetti al traino delle torri, l'esito dell'assalto dei Goti fu un vero disastro. Per nulla rassegnati, gli ostrogoti assaltavano contemporaneamente altre porte della città. La situazione più seria e pericolosa si ebbe davanti alle mura del mausoleo di Adriano, che oggi è Castel Sant'Angelo. I soldati romani che difendevano quel tratto di mura erano pochi e stavano per soccombere ai Goti. Decisero allora di fare a pezzi le decine di statue di marmo che ornavano a quel tempo ancora il mausoleo di Adriano e di gettare i pesanti frammenti di pietra sulle teste dei nemici, che vennero, grazie a questa trovata, messi in fuga. Belisario, durante l'assedio, scrisse allora a Giustiniano chiedendo dei rinforzi, dal momento che le truppe che aveva a disposizione non bastavano nemmeno a coprire completamente il perimetro delle mura. Diede poi disposizione alle famiglie delle persone che risiedevano ancora nella capitale di allontanare da Roma donne e bambini, come pure i familiari dei soldati. Questa grande massa di persone si diresse a Meridione, verso la campagna, passando indenne tra le fila dell'esercito dei Goti. Che avevano anche loro difficoltà a cercare di effettuare un assedio vero e proprio dal momento che nemmeno l'esercito di vitige era sufficiente per circondare completamente le mura. Belisario non si fidava dei cittadini di Roma rimasti tra le mura, istituì pertanto dei corpi di guardia misti tra civili e militari. Imperiali che venivano fatti ruotare da una porta all'altra delle mura per impedire un'eccessiva dimestichezza con i luoghi. Sempre nell'anno 537 Belisario intervenne direttamente in materia religiosa, facendo deporre il Papa Silverio con la falsa accusa di avere tramato con il re dei Goti. In realtà, L'ordine era arrivato direttamente da Costantinopoli e dall'imperatrice Teodora. Quest'ultima voleva come papa il nobile Vigilio, un personaggio che era stato apocrisario, vale a dire il legato papale a Costantinopoli, e che in segreto aveva dato la propria disponibilità all'imperatrice a rivedere la condanna che il concilio di Calcedonia dell'anno 451 aveva inferto al monofisismo, l'eresia che invece l'imperatrice Teodora sosteneva. Il pretesto per deporre il papa fu legato a una lettera, probabilmente si trattava di un falso, in cui Silverio chiedeva un abboccamento con vitige presso la porta asinaria per rendergli possibile l'ingresso in città. Silverio venne convocato nel Palazzo del Pincio e fatto entrare in una stanza in cui era presente anche la moglie di Belisario Antonina, che era sdraiata su di un letto, mentre il marito Belisario rimaneva seduto ai suoi piedi. Belisario, racconta Gregorovius, fece chiamare Papa Silverio, convocandolo presso il Palazzo dei Pinci, dove aveva fissato la sua residenza durante l'assedio. L'infelice Silverio lasciò il suo asilo, fidando in quella protezione che il generale gli aveva promesso sotto giuramento. Arrivato a palazzo, il clero che lo accompagnava fu fatto rimanere nell'atrio e Silverio, insieme a Vigilio, fu introdotto in una delle stanze interne dove Antonina se ne stava sdraiata su di un lettuccio, con Belisario seduto ai suoi piedi. Con un tono da perfetta commediante, la donna, scorgendolo, disse Raccontaci, Papa Silverio, che cosa ti abbiamo mai fatto. A te e ai Romani, perché tu voglia consegnarci nelle mani dei Goti. Mentre ella lo copriva di insulti, entrò poi Giovanni, un diacono della prima regione, che tolto il pallio dal collo del Papa, lo condusse in una stanza attigua, dove lo spogliò degli abiti vescovili e gli fece indossare una semplice veste monacale. Il re Vitige intanto reagì con rabbia alla disfatta che il suo esercito aveva subito nel grande assalto alle mura di Roma del marzo del 537. Dal momento che il borgo di Portus vicino ad Ostia era rimasto in possesso dei Romani e che attraverso di esso continuavano ad arrivare a Roma rifornimenti di uomini e di alimenti, Vitige riuscì a occuparlo costringendo Belisario a utilizzare per i rifornimenti il porto di Anzio, che era un giorno di navigazione da Roma. Dal re dei Goti venne inoltre emanato un ordine per la città di Ravenna, in cui erano tenuti prigionieri i senatori e le loro famiglie che Vitige aveva portato con sé nell'autunno del 536 abbandonando la città di Roma. Vitige diede ordine di uccidere questi ostaggi e il suo gesto di gratuita crudeltà non ottenne altro esito che spingere gli ultimi romani, non ancora favorevoli a Belisario, a passare dalla parte dell'impero, abbandonando il partito filogoto. Fu una scelta che prese anche l'autorevole ministro Cassiodoro, che era rimasto al servizio della casa reale di Teodorico. E che deve aver pensato a un definitivo fallimento della fusione tra il popolo dei Goti e quello dei Romani. Nella città assediata si manifestarono in quei giorni gli ultimi bagliori di un paganesimo che si pensava ormai eliminato dalla vita degli uomini. Alcuni individui che non furono mai identificati tentarono di aprire di notte le porte del Tempio di Giano nel foro romano. Il Tempio di Giano segnava l'inizio di una guerra se le sue porte di bronzo, che di regola erano chiuse, venivano aperte. Questo luogo di culto era una piccola costruzione, oggi scomparsa, che era appena in grado di contenere la statua del dio una divinità che segnava l'inizio di ogni cosa a partire appunto dal mese di gennaio che prendeva il nome dal dio Giano. Secondo Procopio di Cesarea, il tempio di Giano era molto piccolo e costruito in bronzo, era posto in, da tempo immemorabile non lontano dall'edificio del Senato e dalle statue delle tria fata vale a dire le tre parche. Le porte del Tempio di Giano non furono aperte in modo normale da questi misteriosi pagani nostalgici, ma furono scardinate completamente e gli autori del gesto, che volevano rinnovare un'antica usanza, rimasero per sempre sconosciuti. L'accaduto testimoniava la difficoltà in cui versava ormai la popolazione di Roma, la quale cercava in tutti i modi di sopravvivere, e pensava ancora una volta in una situazione di fragilità e di pericolo, che la causa dei suoi mali fosse l'avere abbandonato il culto degli antichi dei. Con il trascorrere dell'estate, il grano nelle campagne romane venne a mancare. E Procopio di Cesarea venne incaricato da Belisario di recarsi a Napoli e di imbarcare tutto il cibo disponibile, oltre a raccogliere nella città campana un reparto di un qualche centinaio di uomini da portare di rinforzo a Roma. Grazie anche all'aiuto di Antonina che lo affiancò nell'impresa, il segretario di Belisario riuscì nel suo intento e una piccola flotta portò fino ad Ostia quanto era stato atteso con ansia dalla cittadinanza romana e dall'esercito. Con la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del 537 arrivarono in Italia dei nuovi rinforzi inviati da Giustiniano. Si trattava di un contingente di guerrieri isauri Formato da circa 3.000 soldati che sbarcarono da Napoli e di un reparto di cavalieri traci di entità incerta, ma consistente probabilmente in alcune migliaia di uomini. Questi sbarcarono ad Otranto ed erano comandati da Giovanni di Vitaliano, uno degli ufficiali più brillanti in servizio agli ordini dell'impero. Leggiamo infatti cosa ne dice di Giovanni di Vitaliano Procopio di Cesarea. Per quel risultato, la conquista cioè della città di Rimini che Giovanni di Vitaliano fece poco dopo, Giovanni fu fatto oggetto di profonda ammirazione, nonostante anche prima di quell'impresa fosse stato considerato un abile stratega. Egli era infatti una persona dotata di coraggio ed iniziativa, era fermo e tenace davanti ai pericoli della guerra ed era stato capace nella vita privata di tenere sempre un comportamento austero. Giovanni aveva dimostrato una grande capacità di sopportazione di fronte a ogni genere di disagi, una qualità rara sia tra i barbari che tra i soldati imperiali. Giovanni era dunque un uomo di tal fatta e ben meritava la sua fama. La regina Matasunta intanto, la moglie di Vitige che era stata costretta a sposare con la forza, la quale odiava profondamente il marito che l'aveva privata della libertà, quando apprese che Giovanni aveva conquistato la vicina città di Rimini, si rallegrò nel suo cuore e mandò di nascosto al suo uomo di fiducia dal magister militum Giovanni per offrirgli la propria mano e la resa della città di Ravenna la capitale del regno degli ostrogoti pertanto all'insaputa di tutti i due cominciavano a scambiarsi dei messaggi e a costruire una loro segreta complicità trattando in ogni parte un futuro accordo tra di loro. In quell'inverno arrivò a Roma, approfittando della tregua tra Romani e Ostrogoti, il vescovo di Milano di nome Dazio, un uomo che era circondato di fama e di rispettabilità. Il vescovo milanese chiese a Belisario di inviare un presidio a Mediolanum perché la popolazione rimaneva filo imperiale e la posizione strategica della città. Era tale che il suo possesso nel bel mezzo della grande pianura padana avrebbe costretto i Goti a una posizione di difesa sino a Verona. Belisario ascoltò le parole del vescovo che avrebbe poi proseguito il suo viaggio fino a Bisanzio e in cui avrebbe partecipato attivamente alla discussione intorno alla controversia dei Tre Capitoli. La diatriba teologica che Giustiniano si stava apprestando ad alimentare. Dazio non sarebbe più tornato nella sua città di partenza, sarebbe morto in Asia nel novecentosinquantadue in odore di santità, dopo aver speso la sua esistenza in un'inutile difesa dei decreti dei tre concili ecumenici di Nicea di Costantinopoli I del 381 e di Calcedonia del 451 contro le pretese teologiche di Giustiniano che ostentava e tentava per vie traverse di attenuare la condanna nei confronti dei monofisiti. All'inizio del marzo del 538, dopo circa un anno e nove giorni dall'inizio dell'assedio, i Goti si ritirarono da Roma. L'assedio condotto da Vitigia era stato un totale fallimento, sia strategico che tattico. L'esercito dei Goti, che pure era ancora importante da un punto di vista numerico, si ritirò in disordine verso il settentrione della penisola italiana rendendo possibile un attacco da parte dei cavalieri di Belisario, il quale pur rischiando il meno possibile riuscì a infliggere perdite notevoli ai nemici demoralizzati. Gli ostrogoti non erano, come abbiamo detto, dei soldati di professione. La maggior parte di loro aveva lasciato una casa, una sposa e i figli per andare a combattere quella guerra contro gli imperiali. E se il difendere il proprio paese e i propri affetti rivestiva comunque un forte valore simbolico e affettivo, rimaneva la nostalgia di una casa con cui lottare e il timore di perdere tutto quello che si era lasciato dietro. Nel frattempo era arrivato in Italia un altro esercito imperiale molto numeroso. Era formato da circa 5.000 uomini e comandato dall'Eunuco Nassete, il quale, nonostante la mutilazione subita da piccolo, conservava una grande energia ed era dotato di eh, abilità e grande intelligenza strategica. Alla sua armata era stato aggiunto un corpo di 2.000 mercenari euli, una popolazione germanica di particolare abilità guerriera che era utilizzata come una forza di cavalleria. Si trattava quindi di un vero e, e proprio secondo esercito imperiale che nel suo complesso era almeno pari a tutti gli uomini che fino ad allora erano stati nella disponibilità del generale Belisario. I dissidi tra Nassete che a Costantinopoli aveva ricoperto L'importante carica di cubicolario e di tesoriere imperiale, ed era per questo in confidenza con l'imperatore Giustiniano e il capo dell'armata imperiale Belisario, furono accesi e vivaci fin dall'inizio. A quel tempo la città di Mediolanum era ancora, dopo Roma e Ravenna, la più importante di tutte le città della penisola. La sua posizione strategica l'aveva favorita nei commerci e alcuni decenni prima si era arresa senza combattere agli ostrogoti del re Teodorico, rimanendo per questo motivo intatta. Abbiamo già sottolineato come per i Goti il passaggio di una comunità italiana al campo imperiale fosse considerato un tradimento e un oltraggio basato sull'irriconoscenza verso chi l'aveva governata per molti anni con equilibrio, come ritenevano di essersi comportati gli Ostrogoti. Il risultato fallimentare del disaccordo strategico tra Narsete e Belisario fu che i Goti, aiutati da un esercito di Burgundi provenienti da Oltralpe, poterono assediare senza interferenze e a lungo per Milano per alcuni mesi al comando del principe Uraia che era un nipote del re vitige e infine distruggere completamente la città vediamo ora come Procopio da Cesarea descrive la grande carestia che devastava la penisola italiana dal momento che io stesso ne sono stato un testimone oculare Descriverò l'aspetto che assumevano queste persone denutrite e quali fossero le cause della loro morte. Per prima cosa divenivano magrissime e il viso assumeva un colorito giallastro. Questo avveniva perché la carne dei loro corpi, senza alcun alimento e secondo un'antica credenza, prendeva nutrimento da se stessa. La bile, quella gialla si diffondeva poi negli organismi debilitati, conferendo loro il suo colore, mentre la pelle si disidratava, attaccandosi alle ossa in modo visibile. Verso il termine della loro miserevole esistenza anche il colore del corpo mutava, divenendo scuro e trasformando le persone che assumevano le sembianze di torce spente. E consumate dal fuoco il volto mostrava uno sguardo attonito in cui brillavano gli occhi dall'espressione folle e atterrita allo stesso tempo sappiamo che ci furono anche numerosi episodi di cannibalismo bisogna notare come la descrizione da un punto di vista fisiopatologico di Procopio sia estremamente aderente alla realtà su questo disastro generale delle condizioni di vita della popolazione civile arrivarono poi anche un in, arrivò poi anche un'ondata di invasione di franchi, i quali erano molto molto più barbari degli ostrogoti. Tanto è vero che dopo aver sconfitto alcuni contingenti bizantini presero prigionieri dei presunti alleati ostrogoti e li sacrificarono ai loro, eh, loro dei pagani sul corso del Chicino davanti alle mura di Pavia. Eh, verrebbe da dire altro che popolo convertito al cattolicesimo. Eppure le cose andarono proprio così. Per fortuna una devastante epidemia di dissenteria costrinse i franchi a ritirarsi nuovamente oltre Alpe. Fino a che rimasero in Liguria, ci racconta appunto Procopio, i franchi non ebbero contrasti con i goti, un comportamento legato alla necessità di non essere ostacolati nell'attraversamento del fiume Po. Quando furono giunti nei pressi della città di Ticinum, cioè di Pavia, in cui vi era un ponte che permetteva l'attraversamento del fiume costruito anticamente dai Romani, i Goti di guardia al ponte permisero all'esercito franco di attraversarlo senza ostacolo. Tuttavia, una volta attraversato il ponte, i soldati franchi catturarono le donne e i bambini Ostrogoti, che trovarono in quella regione tra il po e e il Ticino, e li offrirono in sacrificio ai loro dei, gettando poi i corpi dei poveretti nel fiume, come si trattasse di una ritualità propiziatoria per la guerra che si accingevano a combattere. Questi barbari franchi, pur essendo formalmente convertiti al Cristianesimo, non avevano abbandonato del tutto le loro usanze della loro antica religione germanica ed erano soliti praticare ancora dei sacrifici umani e dei riti divinatori da cui ricavavano le profezie e i presagi per il futuro. Belisario nel frattempo comprese che doveva approfittare dell'occasione e arrivare a una chiusura delle ostilità con i Goti, che apparivano ormai in difficoltà su quasi tutti i fronti. Il re Vitige si era autorinchiuso a Ravenna con buona parte del suo esercito e appariva incapace di prendere delle nuove iniziative. I difensori della piazzaforte di Osimo, assediata da Belisario con la consueta perizia tattica, inviarono più volte delle richieste di aiuto alla vicina Ravenna, ma Vitige non si mosse dalla città. Si limitò a degli sterili richiami alla necessità di resistere a ogni costo, illudendo gli assediati di Osimo che sarebbero stati prima o poi raggiunti dai rinforzi e che avrebbe costretto il generalissimo bizantino a una decisiva battaglia campale. L'assedio di Ravenna era ormai alle sue ultime battute. Confidando in una risposta positiva, gli Ostrogoti offrirono a Belisario lo scettro e il trono di re degli Ostrogoti e dei Romani e futuro imperatore d'Occidente. Per ottenere la resa della città, Belisario finse di accettare questa proposta, ma una volta entrato a Ravenna. Svelò i suoi veri intenti e catturò il re Vitige e lo mise in catene, oltre a impadronirsi del grande tesoro di Teodorico. Gli Ostrogoti rimasero alquanto sconcertati e eh, ostili a questo tradimento, perché ricordiamoci che per una popolazione germanica il venire meno alla parola data era la più grave delle offese. Bisogna tuttavia sottolineare come Belisario si fosse reso conto che non poteva accettare la corona degli Ostrogoti perché i suoi stessi compagni dell'armata imperiale lo avrebbero probabilmente arrestato e messo a disposizione della vendetta di Giustiniano. Decise pertanto di partire per Costantinopoli e Belisario non ebbe nemmeno l'onore del trionfo come alla fine della guerra vandalica, nonostante avesse riportato nella disponibilità dell'impero la sua antica capitale, cioè Roma, e l'intera penisola italiana, la quale rimaneva il luogo più ricco di memoria e di civiltà di tutto il mondo. Persino il tesoro di Teodorico venne occultato nelle stanze più nascoste del palazzo imperiale e Giustiniano lo mostrò soltanto a pochi privilegiati. Il re Vitige fu accolto con ogni onore alla reggia di Giustiniano con una gentilezza che lasciava intuire una sapiente regia di autocelebrazione e l'imperatore concesse al deposto monarca il lignaggio elevato di patrizio lo stesso che aveva conferito un suo predecessore qualche tempo prima all'usurpatore Odoacre. Confortato da questo titolo e dai riguardi di cui era circondato, l'ormai anziano re Vitige si sarebbe spento serenamente nel 542. La regina Matasunta, la nipote di Teodorico, ormai rimasta la giovane redova di Vitige, sarebbe stata data in sposa alcuni anni dopo al cugino dell'imperatore, il magister militum, cioè il generale germano, nel tentativo di costruire una nuova pacificazione permanente tra romani e ostrogoti. Terminava in questo modo la prima guerra gotica che aveva lasciato sul tappeto numerosi problemi irrisolti, di cui vedremo in seguito gli sviluppi e le conseguenze.